questa mattinata a Novarese, dove abbiamo 6 incontri, pensate, nello spazio di 3 ore, perché noi siamo persone concrete e pratiche, nel senso che cerchiamo di essere presenti sul territorio, di impostare i lavori e poi soprattutto di seguirli a scadenze predeterminate, di modo che le cose non si fermino ma tutto proceda, perché il rischio che spesso si ha nella pubblica amministrazione è che le cose inizino, poi per mille motivi vadano da Renato e vadano a rallentatore. Noi siamo qua per seguire alcune iniziative, alcuni progetti nel campo dello sport, nel campo del turismo, e evidentemente l'occasione di oggi ci permette di fare anche una riflessione sullo stato dell'istruzione piemontese alla luce di quelli che sono i riferimenti, i dati dell'OCSE, oltre a quelli di una rivista autorevole, ma che rimane comunque pur sempre una rivista autorevole. Noi abbiamo innanzitutto un dato che io credo che debba essere sottolineato, che è quello della qualità della scuola piemontese, che va associato a un altro dato che è passato più così, con meno attenzione da parte di alcuni organi di stampa, che è quello relativo alla salubrità degli edifici scolastici. Cioè, noi abbiamo, per fare scuola ci vogliono due cose: ci vuole una struttura sana e ci vuole del personale capace all'interno. Poi lì dentro ci mandiamo i nostri figli, che sono bravi perché sono i nostri figli, di tutti noi che viviamo in Piemonte, e abbiamo bisogno che le scuole in cui vadano siano sicure, siano efficienti e che il personale faccia il suo lavoro e lo faccia bene. Noi sia sulla qualità dell'insegnamento, che si vede poi dal risultato che tu hai, questi sono risultati oggettivi, vengono contestati molto spesso, però sapete che uno contesta i metodi di rilevamento quando è al fondo delle classifiche, cioè le regioni d'Italia che sono state classificate per ultime contestano questo meccanismo, sono i meccanismi di questi test che vengono fatti. Ma sapete perché questo accade? E va detto, non lo dico solo perché sono vicino a un autorevole collega esponente della Lega, però bisogna dirlo. Se voi guardate i concorsi nazionali, paradossalmente, come se esistessero dei flussi di intelligenza particolari nel nostro Stato, al Sud siano sempre punteggi maggiori. Poi tu, quando guardi i risultati invece del livello degli studenti, che poi gli studenti che hanno 15 anni sono quelli che poi 5 anni dopo fanno il concorso, gli studenti del Nord sono i più bravi. Allora, il problema è capire dove sta il problema. Il problema sta nei metri di giudizio, nei metri di valutazione, che evidentemente sono diversi quando sono studenti da quando fanno il concorso nazionale. Quindi noi abbiamo una qualità di insegnamento straordinaria, noi siamo 15 punti superiori alla media nazionale con qualità dell'istruzione piemontese, e quindi questo credo che sia il primo dato che dobbiamo considerare. Dall'altra parte siamo, parlando delle strutture, tra le prime 3 regioni d'Italia per sicurezza degli edifici scolastici, e questo è un altro dato fortemente significativo, a cui peraltro il governo italiano, il Presidente del Consiglio, il Ministro Gelmini hanno dato un impulso notevole dopo i fatti tristi del Darwin di Rivoli, dopo la triste vicenda di Vito Scafidi. Sono state stanziate risorse importanti, 29 milioni e mezzo li abbiamo già disponibili, altri 25 li avremo direttamente dal governo, e andranno ulteriormente a far sì che questo dato positivo, cioè le scuole del Piemonte sono tra le più sicure scuole d'Italia, venga ulteriormente consolidato.